si intitola nel prossimo libro Il ragioniere della Brianza. E non era lui, era il suo ragioniere. Allora, Cecchetto mi convince a lasciare il mio lavoro di pubblicitario. Io lavoravo per una grande agenzia pubblicitaria internazionale, la Mackin Erickson, americana. Facevo lo young copywriter, ero un giovane scrittore di testi pubblicitari. Ne avrò fatte decine che voi vi siete sorbiti senza sapere che erano di Gerry Scotti. Però il più famoso è la traduzione dall'inglese di una canzone che tutti gli anni mettono in onda sotto Natale, quindi mi fa piacere canticchiarvela perché la sapete anche voi e l'ho scritto io quando avevo 28 anni. Il mondo ti sorriderà in pace e in armonia, auguri Coca-Cola e poi buon Natale a voi. Avevo una discreta carriera davanti, tant'è vero che i miei capi della McCann mi hanno detto: ti paghiamo il volo, ti paghiamo la casa, ti diamo lo stipendio, stai 3 anni a Los Angeles, fai il corso di regista per gli spot televisivi, così quando torni in Italia c'è tutta la nuova generazione di pubblicitari di cui abbiamo bisogno. A me sembrava, era il sogno americano, surfing USA, dovevo solo dirlo a mia mamma e a mio papà, beh, la fidanzata l'avrebbe saputo per forza. Io poi assomigliavo molto a quelli che surfavano sulle spiagge di Los Angeles. E vado a casa a spiegarlo ai miei genitori, gli faccio vedere il biglietto Pan Am e dico: vado in vacanza, quando torno non mettetevi a piangere, vado in America. Mia mamma: 3 mesi? Oh, 3 anni. E vado a fare questo, questo e quell'altro. Mio padre abbassa la testa, era un uomo molto dignitoso. Mia mamma sta per scoppiare a piangere, ma l'anticipa il suono del telefono. In nero, in bacalite, in anticamera, tutti voi ce l'avevate nero, in bacalite, in anticamera. Non so perché quelli della SIP lo mettevano nero, in bacalite, in anticamera. E il resto erano cazzi tuoi, ce l'avevi. Dovevi stare in piedi dove volevano loro, perché il filo lo tiravano poco, perché se no, se volevi la prolunga costava 1800 lire, te la compravi tu. Come va? Detto questo, suona, quindi non può piangere. Va al telefono. Beh, attenzione, la casa era grande come questo palco, quindi il telefono era là, mette fuori la testa e mi fa: è un certo Cecchetto. 2 giorni dopo ho firmato con Cecchetto per creare con lui Radio DJ, ho stracciato il biglietto TWA per gli Stati Uniti d'America ed è iniziata la mia grande avventura in tutto un altro mondo che non avrei creduto fosse possibile cominciare. Ma la primavera dopo aver creato la radio, Cecchetto va in America, torna e mi fa: ho visto MTV. E gli ho detto: bravo, chi se ne frega, io guardo Tele Capodistria perché ci sono le donne nude. No, mi fa: non fare il furbo, dobbiamo fare MTV in Italia, la chiamiamo DJ Television. Dico: vabbè, beh, come metti i dischi, la metti video, chi se ne frega, ti vedono in faccia ma non cambia niente. Gli dico: sì, ma adesso che sentono la voce pensano che io sia un figo della Madonna, invece quando mi vedranno, vedranno che insomma qualche difetto ce l'ha. Dai, non fare il pirla, ci devi credere. Oh, devo litigare con Cecchetto a convincermi a fare la televisione, era attorno al giugno dell'83, perché io di lavoro volevo fare la radio. Mi sentireste ancora adesso a radio DJ, sarei lì con Linus, Savino neanche l'avremmo preso. Sto scherzando, sarei lì io e Savino, Linus l'avremmo già. E Barbero anche, però. E anche Barbero. Barbero nella rubrica di storia. E allora dice: tu mi devi dare la soddisfazione di provarci, giuro. Cecchetto quando insiste rompe le balle. Allora, poi oltretutto era il mio capo, mi dava anche lo stipendio. Non potevo deludere. 1 minuto e ho finito, Danko. Oh,
mi convince e mi porta a Palazzo dei Cigni, siamo in centro di Milano 2. Due piani sottoterra stava prendendo forma la televisione del futuro. Lui, Berlusconi, voleva fare la cable TV per gli abitanti della zona. Poi ci ha pensato bene e ha detto: ma che cable? Come l'ha detto, come Lino Baff, ma che cable? Io la faccio, che la posso vedere tutti quanti. Allora ha cominciato a pensare: qui facciamo il telegiornale, la facciamo così. E a noi, per DJ Television, ci aveva dato uno sgabuzzino dove le donne di servizio mettevano dentro i secchi e le scatole per pulire. Affrontiamo questo corridoio due piani sottoterra, io e Cecchetto, porca miseria, col doppio petto là in fondo arriva lui, come dico nel libro, il padrone della Melonera. Salve, salve. Ma il Berlusca. Il Berlusca è vero, il prototipo del Berlusca, sto parlando degli anni Ottanta. Si vedono prima il sorriso, poi tutto il resto. Cecchetto lo affronta, io resto 3-4 metri indietro perché io non l'avevo mai visto e non l'avevo conosciuto. Lui guarda me, Cecchetto è di spalle, mormora qualcosa a Berlusconi e Berlusconi, spostando la testa, come si usa fare quando si vuole farsi sentire, dice: e questo sarebbe il volto di DJ Television. non ho finito. Se me lo dicevi, ti portavo il mio ragioniere della Brianza. Era bravo anche a cambiare idea. L'ha detto in modo che io potessi sentire e io sono 41 anni che con quella faccia lì da ragioniere della Brianza faccio di lavoro la televisione in quella che lui ha creato. L'aneddoto finale. Passano più di 20 anni, quasi 30, c'è il funerale di Raimondo Vianello, lui è in prima fila, io sono un po' più in là, mi manda a chiamare da una guardia del corpo e mi dice: stai qua con me. C'è tutta la celebrazione, verso la fine della celebrazione mi fa abbassare perché era più basso di me. Un po', non troppo più basso. Mi fa abbassare e mi fa: ti devo dire una cosa, in chiesa davanti alla salma di Raimondo, dica presidente, 30 anni fa ti ho detto che assomigliava il mio ragioniere. Cazzo si ricorda, però in chiesa non potevo dire cazzo si ricorda. Ho fatto la faccia tipo cazzo si ricorda, ma e adesso ti devo dire una cosa, ovunque io sia, quando accendo la televisione e vedo la tua faccia, io sono a casa mia. Gerry Scotti. Grazie, eh? Il libro è lì. Avevo 1 milione di episodi da raccontarvi, ma... No, sto scherzando. Buon appetito, buona vita. Grazie davvero di cuore. Adesso comincia lo spettacolo. Questa era soltanto un'anticipazione. Finiamo verso le 3:30. No, allora, quest'anno con Rosangela abbiamo pensato di dare il premio di comunicazione a Gerry Scotti. Grazie. Perché? Sentiamo le motivazioni. Per il giusto equilibrio tra competenza professionale e spontanea cordialità. Grazie. Che ha contraddistinto la sua intramontabile carriera che in oltre 4 decenni, quindi 41, ha attraversato media, format e ruoli sempre diversi per la sua capacità di adattarsi a contesti, modi e formule comunicativi sempre nuovi senza dimenticare mai di usare per la strada della sperimentazione. Gerry Scotti, il sindaco Giovanni Anelli, consegna il premio. Cosa sarà? Un quadro? Come fai il tuo? Lo devo aprire, eh? Sì, bello. È lui, l'autore. La musica setta! Grazie. Grazie, bravissimo.
sui ciottoli del mare. Il mare canta. Il mare canta. Bravo Jerry, grazie di essere grazie qui. Grazie a voi, sono emozionato. Era il primo anno che Jerry viene al festival e ha detto che tornerà tutti i prossimi anni. Va bene, l'anno prossimo torno a parlarvi del mio nuovo libro. Sì. Vi ho dato in anticipo il capitolo su Berlusconi, ma compratelo lo stesso. Si intitolerà Quella volta. Quella volta. Grazie Jerry Scotti. Grazie.